Anticipazioni e spoiler Terra Mara, puntate che vanno da oggi 20 febbraio fino a sabato 24 febbraio. Vediamo che cosa accadrà. Nella puntata di oggi 20 febbraio, Zuleila cerca di tirare su il morale alla piccola Uzum portandola a fare compere in città, ma un tragico incidente sconvolge la giornata quando la bimba viene investita da un motociclista. Nel frattempo entra in scena una nuova figura, Chevrier, che porta con sé misteri e curiosità a Villa Yaman. Akane e Zuleila affrontano una nuova prova nella loro relazione. Mercoledì 21 febbraio. Colac decide di distruggere le baracche dei braccianti per riprendersi le terre che reputano gli siano state sottratte dagli Yaman in passato. Zuleila così interviene per poter rimediare alla situazione, ma Colac pensa di scusarsi solo con i braccianti, che però loro rifiutano le sue scuse. Nel frattempo, Vahap sta mettendo in atto un piano per danneggiare l'ex Sarta. Giovedì 22 febbraio, Vahap vuole confrontare Betul per il furto del filmato, ma lei si rifiuta. Fadik si lamenta con Rajit per aver ospitato Cervier, mentre Uzum viene dimessa dall'ospedale e torna alla villa. Zuleila si sente in colpa, mentre Fikret si arrabbia quando vede Akan andare a trovare Uzum con un regalo. Chetin consiglia a Fikret di non rinunciare a Zuleila se è davvero innamorato di lei, mentre Krem avverte Zuleila di un incidente al mulino, ma viene fermata da Ozan ed Erdil quando arriva sul posto. Zuleila viene salvata poi da Kumusoglu. Venerdì 23 febbraio, Fikret dichiara i suoi sentimenti a Zuleila, ma lei è indecisa sulla sua risposta. Colac incontra Betul e chiede cos'è successo tra lei e gli Yaman. Dopo aver saputo di più, decide di parlare con Betul e le fa una proposta. Fusun, infatti, cerca di convincere Shermin che Colac sia interessato a lei. Fadik continua a cercare un modo per incontrare Cervier, ma senza successo. Sabato 24 febbraio, Lutfè e il sindaco incontrano i cittadini di Chukurova riscuotendo successo. Zuleila invece dice a Akan di aver riconosciuto Vap come il ladro, ma nessuno crede alle sue accuse. Betul invece minaccia di rivelare l'identità dell'imprenditore se non viene pagata. Fikret e Chetin cercano di far confessare il fratello di Abu Dagir, ma senza successo, mentre Zuleila troverà una lettera sospetta che darà indizi sulla morte di Fekeli.